Allora, grazie Oliviero. Prima di dare spazio alla tavola rotonda, noi ci siamo ritagliati un piccolo focus che riguarda la sottoregione Mediterraneo occidentale e che è incentrato sul ragionamento del monitoraggio. Avete capito l'importanza del monitoraggio? Direi che in una situazione della complessità della quale vi ha illustrato, ha parlato bene il dottor Montanaro. Un punto fermo è il monitoraggio, cioè se noi riusciamo, il monitoraggio è la chiave di volta, se noi riusciamo in qualche modo a organizzare bene il monitoraggio, poi riusciamo in qualche modo a portare avanti la direttiva. Se invece non riusciamo a cogliere questa sfida, perché diciamo si tratta di una situazione molto complessa, allora a quel punto cade tutto il castello della direttiva. Su questo noi ci siamo concentrati come regione, abbiamo stipulato una convenzione con il Ministero dell'Ambiente nel 2012, le tre sottoregioni, quindi tutte le regioni appartenenti alle tre sottoregioni, e diciamo, abbiamo iniziato una sorta di sperimentazione di monitoraggio, chiamiamolo un primo monitoraggio, un primo piccolo monitoraggio solo su alcuni temi, proprio per metterci alla prova e per mettere alla prova la collettività, gli enti, di quanto fosse. Di quanto fossimo capaci di affrontare questi temi. I temi su cui ci siamo concentrati sono rifiuti, spiaggiati, in colonna d'acqua, in superficie, con particolare riferimento alle microplastiche, rifiuti sul fondo, habitat, fondi duri, quindi coralligeno, merl e poi vari tipi di coralligeno, corallo rosso, corallo bianco. Io ora parlo così, non sono addetta ai lavori, ma dopo vi illustreranno i miei colleghi un po' più nel dettaglio, pelagico, sempre habitat con zooplancton e fitoplancton, e infine aspetti socio-economici. Aspetti socio-economici, abbiamo cominciato a porci il problema di capire quali erano le risorse economiche che all'interno delle regioni sono state negli anni destinate al tema mare, sia in termini di danno ambientale, quindi per ripristinare quella che è situazioni gravi da un punto di vista ambientale, ma anche risorse economiche destinate allo sviluppo delle attività che si affrontano in mare. Allora, io ho pregato i due miei colleghi, Fabrizio Serena di Ispra e la dottoressa Cristina Fossi dell'Università di Siena, no, di ARPAT, ho sbagliato. Allora, Non è Fabrizio Serena di nostro. ARPAT, lo dovrei sapere anche. Fabrizio Serena di ARPAT e la dottoressa Cristina Fossi dell'Università di Siena, che hanno seguito questa attività di preparare due brevissime presentazioni su quello che noi abbiamo fatto. Diciamo, è l'aspetto concreto di quello che poi dopo la tavola rotonda tenterà di affrontare da un punto di vista più complessivo e teorico. Ecco, questa è un po' l'attività che abbiamo fatto a livello di sottoregione Mediterraneo occidentale. Vedete che ovviamente le regioni si sono concentrate sulla fascia costiera perché è quella, diciamo, sulla quale hanno più esperienza. Sapete che il compito delle regioni attualmente sul monitoraggio, il compito istituzionale è legato alla direttiva acque che anche diciamo, contiene al suo interno anche il monitoraggio della fascia costiera, e quindi le regioni hanno, diciamo, in qualche modo un po' implementato, fatto qualcosa di più rispetto a quello che era previsto, quello che è previsto dal 152, però per il momento concentrandosi sulla fascia costiera. Ci sono alcune regioni che, diciamo, vedete il Lazio che diciamo, è ancora un po' indietro rispetto al monitoraggio, ma insomma comunque ci raggiungerà presto. E quindi diciamo, queste sono più o meno la rappresentazione di quello che è stato fatto a livello sottoregione. Fabrizio Serena e Cristina vi presenteranno la realtà ovviamente toscana. Siamo in Toscana, quindi è stato più semplice per me riferirvi a loro, ma tutte le regioni della sottoregione hanno fatto qualcosa di simile, che adesso stiamo, diciamo, riunendo in un unico quadro che forniremo a breve al Ministero. Questo qui è il piano di lavoro che mi sembra, tutto sommato, sia stato già un po' inquadrato. La Toscana è comunque presente nei gruppi di lavoro coordinati da Ispra e contemporaneamente anche dalle piattaforme che hanno discusso i vari piani di monitoraggio. Invece, nel concreto, il piano di lavoro in Toscana si è sviluppato appunto sui rifiuti marini in Quello che è funzione estremamente eccessivo. dell'estensione degli habitat bentonici. Non
succede? Su quello degli altri compare sotto è successo quello che riguarda magari si è già forse abbiamo incontrato le maggiori difficoltà organizzative che ha non tanto per le di struttura quanto quello di movimento che abbiamo poi dedicato e anche trasmesso al Ministero in modo da cercare di ottimizzare le procedure di acquisto. Una delle maggiori criticità che abbiamo incontrato che può tutte quante le regioni hanno realizzato è quella di forse essere troppo troppo attenti nel momento in cui si vanno a prendere in considerazione le grandi spiagge, quelle che hanno per almeno un'ampiezza di 10 metri, che richiedono un impegno maggiore su tutta quanta il percorso da indagare, e forse qui potremmo anche utilizzare invece di individuare, di controllare 4 metri come viene dato dalle indicazioni, cercare un respiro maggiore intorno ai 10 metri in modo da evitare di far camminare troppo il nostro operatore. Sicuramente ci sono delle categorie di rifiuti differenti rispetto alle 100 metri di chilometri. Io qui sono solo sulle aspetti tecnici, ma insomma non è qui il momento di discutere e di discutire sulle varie tecnologie. È semplicemente quello di mettere in evidenza quelle che sono le necessità e sono le quindi un suggerimento forte è quello di informare, cercare di informare le categorie, come quello di informare di implementare, di aggiungere categorie che mancano all'appello, oppure di eliminare categorie che sono un po' in uso. Sicuramente la cosa importante è anticipare le campagne di monitoraggio, perché se arriviamo in un momento in cui i comuni in particolare hanno già pulito le spiagge, diventa difficile poter recuperarle. Le microplastiche sono diventate un aspetto importantissimo e fondamentale, e quindi diventa importante monitorarle sia direttamente con strumenti specifici come questo, ma questo poi passerò dalla parola alla collega Cristina Forse dell'Università di Siena, ma pensiamo che sia anche importante monitorare indirettamente attraverso l'analisi dei contenuti sonorari, ad esempio di alcuni organismi come la tratta di luce. Un aspetto invece un pochino più particolare, molto complesso, perché richiede un impegno non indifferente, un impegno indiretto se vogliamo, dal fatto che la collettività che segue queste procedure è stato quello della valutazione dei rifiuti antropici che sono presenti sul fondo marino. Attivare un monitoraggio di questi rifiuti a livello un po' globale nei nostri mari, nei nostri rifiuti, è sicuramente un percorso molto costoso, molto dispendioso, per cui ci siamo affidati a programmi già esistenti, programmi di monitoraggio che valutano le risorse ittiche in generale e che nel momento in cui vanno a valutare queste risorse riescono a raccogliere anche i rifiuti presenti sul fondo del mare. Quindi c'è una sorta di scambio, di collaborazione anche tra due ministeri, il Ministero dell'Ambiente e il Ministero delle Politiche con un disegno statistico ben particolare per cercare di valutare le risorse ittiche, dicevo, è stata valutata anche la parte del rifiuto. Queste sono le stazioni di campionamento che sono state prese in considerazione su tutto quanto l'arco latino che ci riguarda e la parte anche a sud della regione Lazio, con osservazioni fatte in maniera puntuale nei vari strati di interesse del programma di raccolta dati della comunità europea. Le maggiori criticità che abbiamo incontrato sono quelle che riguardano un po' il lavoro di bordo. Stare dietro a questi rifiuti significa dedicare un operatore solamente a questo tipo di a questa matrice, quindi distogliendo l'attenzione a quello che invece è il lavoro, il
target del programma. Sicuramente il problema più grosso sarà, se partirà questo tipo di monitoraggio, sarà lo smaltimento di questi rifiuti raccolti. Da qui un suggerimento importante che deve riguardare l'organizzazione della filiera che porta allo smaltimento dei rifiuti. Ci avevamo provato con un progetto trasfrontaliero, Liguria, Toscana, Corsica e Sardegna, non ci siamo riusciti per problemi organizzativi. Cercheremo di riuscirci se partirà un live in cui vede la Regione Toscana, CNR e altre regioni coinvolte. Un altro aspetto importante è stato quello della distribuzione dell'estensione di habitat bentonici, in particolare tutta la questione legata al coralismo nelle sue varie forme. In Toscana stiamo utilizzando un indice che abbiamo sviluppato e che si chiama ESCA, che lo stiamo impiegando ormai da diversi anni e ci dà già oggi una risposta importante sulla qualità degli ambienti che andiamo a monitorare. Ha solo diciamo, una piccola criticità, se vogliamo, quella di trovare il modo di allargare questo indice che oggi è solamente indicato per i popolamenti vegetali, quando invece occorre avere un quadro generale, quindi riuscire a stimare la qualità ambientale di questi settori, di queste zone, di queste aree di mare, anche dal punto di vista animale. Su questo stiamo lavorando con l'Università di Genova in modo da poter completare questo indice. Tra le criticità però vorrei far presente che dal momento in cui gli strumenti di campionamento sono diversi, di vario tipo, e che richiedono anche la presenza di un operatore subacqueo, occorre che l'operatore subacqueo, e per questo lo dico perché quando poi terminare l'attività di monitoraggio continuo, gli operatori subacquei saranno chiamati comunque e costantemente a dare supporto a questo tipo di attività. A livello nazionale, in ambito di ISPRA, e coordinandoci con tutte le agenzie, con tutto il sistema finanziario, non solo, è stato prodotto un documento delle buone prassi al quale dobbiamo fare riferimento, perché la sicurezza dal punto di vista delle attività deve essere una condizione fondamentale per tutte le attività. Gli strumenti di campionamento che vedete sono qua esposti, ovviamente che la NICMOS è solo un'indicazione quando poi gli strumenti sono ben ampi e più sofisticati. Sicuramente occorrerà impostare anche una sorta di standardizzazione delle procedure e anche degli strumenti da utilizzare, quindi anche software da utilizzare nell'elaborazione dell'immagine per dare la risposta. Con questi strumenti è stato possibile cartografare in maniera tridimensionale la nostra area. Questi sono i risultati preliminari che abbiamo ottenuto nella zona di Calafuria per quanto riguarda l'analisi del coralligeno, fino ad arrivare a stimare la presenza, a verificare la presenza del corallo rosso a solo 14 metri di profondità. Andando ancora avanti e passando dal coralligeno di parete a quello di piattaforma, nei pallini blu sono evidenziate le stazioni di campionamento che abbiamo visitato e questi sono i primi risultati, con anche qui l'individuazione di criticità che ci chiedono di utilizzare degli strumenti adeguati e soprattutto andare poi verso suggerimenti che possono dare indicazioni ottimali anche nell'arco di tempo dei 5 anni come attività di monitoraggio. È molto difficile, e poi invece l'individuazione dei banchi di corallo bianco sono organismi che vivono a grandi profondità, e riuscire solamente a mappare questi
Banchi è un'impresa incredibile, anche in questo caso le attività bilaterali svolte alle risorse idriche hanno permesso di individuare questi banchi, al punto che in questo caso hanno consentito la dichiarazione di sito di interesse comunitario, come in questo caso rappresentato nella riforma. Occorre la criticità maggiore è quella che richiede la presenza dell'utilizzo di una nave oceanografica per poter poi analizzare e monitorare questi organismi. Stesso concetto è legato all'individuazione dei coralli rossi presenti in questo caso nella nostra regione, perché se non conosciamo la presenza dei banchi, la distribuzione dei banchi di coralli, ben difficilmente possiamo andare a valutare la loro consistenza, la loro distribuzione. Qui ci sono degli esempi, siamo riusciti a fare questa mappatura utilizzando e facendo affidamento sui vecchi corallari che operano nella nostra regione, vecchi e nuovi corallari che operano nella nostra regione, e come esempio abbiamo portato quello del banco Miglioranza, che è disposto nelle segretarie. Ultimo, la distribuzione dell'estensione dell'ambiente calamico, in particolare del fitoplancton, zooplancton, che rimane ancora nelle staticiere, che ha sentito varie parti, varie situazioni, per poi anche considerare un cliente in classifica. Concludo con una diapositiva, diciamo, un po' provocatoria rispetto a quello che il dottor Matanaro diceva poc'anzi, che è necessario capire e confrontarsi con tutta una serie di soggetti che vivono il nostro bacino. Questa è una fotografia che abbiamo fatto nel Mar di Levante, dove come falesia c'è un cumulo di immondizie di rifiuti umani che forse deve essere una situazione, e questo per lanciare un po' la possibilità di confrontarci e capire, approfondire con altri paesi, anche nomi di Mazzani, nomi della nozione europea.